Dopo una lunga attesa durata 4 mesi, torna a Roma la Notte dei Musei. La quarta edizione, prevista per lo scorso 19 maggio, aveva subito un rinvio in segno di lutto in seguito all'attentato di Brindisi ai danni della scuola Morvillo Falcone. Il 6 ottobre la Notte dei Musei sarà dedicata simbolicamente a Melissa Bassi, la studentessa morta durante l'attentato. Noi spostammo la Notte dei Musei il 19 di maggio in occasione di quella tragedia che si consumò a Brindisi alla Morvillo Falcone. Era giusto, doveroso, ma abbiamo voluto, credendoci col cuore, dedicare un momento di grande vitalità a questa giovane ragazza meravigliosa che ha perso la vita nel fiore dei suoi anni per qualcosa di assurdo, e gli dedichiamo il sorriso di tutte quelle centinaia di migliaia di persone che quella notte visiteranno i nostri spazi e assisteranno ai nostri concerti. Questa Notte dei Musei è ancora più importante e più grande delle precedenti edizioni. Per noi è un'alternativa alla movida violenta, ai momenti negativi della vita notturna romana. Utilizzare la cultura, lo spettacolo, per fare in modo di coinvolgere i giovani, coinvolgere tutta la cittadinanza in una notte diversa, è l'esempio di quella che deve essere Roma di notte. Una Roma viva, aperta, senza coprifuoco, ma una notte che conosce regole e che conosce soprattutto quell'armonia che ci insegna la cultura. 150 eventi e iniziative gratuite, tra cui musica, danza, teatro, cinema e letteratura, coinvolgeranno oltre 60 spazi culturali ed espositivi della città, dai Musei Capitolini alle Scuderie del Quirinale fino alla Casa del Cinema e alla Casa del Jazz. Una notte da accendere, da vivere e da consumare fino in fondo, fino alle 2 di notte, dalle 8 di sera, tutto gratis e per i giorni a venire, gli anni a venire, un piccolo regalo che facciamo. Napoleone torna alla Galleria Borghese, per la prima volta le nuove generazioni avranno la possibilità di conoscere con un video che rimarrà com'era la Galleria Borghese prima della vendita, che fu definita da Canova l'incredibile vergogna della vendita che fece Scipione Borghese a Napoleone in anni lontani e che portò via quella che diventò un terzo della collezione del Louvre. Tante le istituzioni coinvolte nell'organizzazione, tra cui l'Esercito Italiano, che partecipa all'evento con due importanti iniziative. Noi suoneremo nel bellissimo Museo della Fanteria, che proprio perché sede con ricordi militari bellissimi di quell'epoca nella quale la vita militare, più ancora che non oggi, era legata con la diretta vita di ogni cittadino, di ogni persona, e quindi suoneremo musiche di autori importanti che hanno scritto per banda, per esempio faremo musiche di Beethoven, l'ultima composizione di Rossini, che è stata curiosamente proprio per banda militare, verrà eseguita fra le primissime volte a Roma. Il museo è stato riordinato, nel senso che soprattutto al secondo piano, intanto diciamo che il museo storico è ospitato da un palazzo risalente alla fine dell'Ottocento e quindi la superficie espositiva è su 3 piani, al piano terra vi è una carrellata su quelle che sono le specialità dell'arma di fanteria. Al primo piano, che è quello che è stato completamente ristrutturato, c'è la possibilità di seguire un percorso storico che va dalla Costituzione della Repubblica Romana 1848 per arrivare fino alle missioni di pace dei giorni nostri. Al secondo piano c'è un po' la storia della nostra bandiera, del nostro tricolore, e in più c'è una chicca finale rappresentata dalla riproduzione di una trincea della Prima Guerra Mondiale in scala 1 a 1.